LSB e insieme siamo il Mac contro te. Ha inizio una nuova giornata super divertente, ma soprattutto rilassante, perché inizia il periodo dell'anno che noi più preferiamo, il periodo natalizio. Abbiamo già fatto gli alberi, è già iniziato, però da adesso ci sentiamo veramente in vacanza. Ci possiamo mettere qui e rilassarci. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Ah, che bello il Natale. Natale significa soltanto una cosa: mettersi comodi sul divano e sorseggiare una buonissima tazza di tè caldo. La vado subito a prendere, aspettate. Oh, che bel calduccio che c'è qui con questa buonissima tazza di tè. Ma come? Pensavo che portassi la tazza di tè. Invece è vuota. Lui, ma la tazza di tè ci vuole per davvero. Ecco, qua c'è il tè. Non sei affatto divertente. Anzi, sai cosa stai facendo? Stai rovinando il mio relax. Purtroppo, come sapete, il nostro film, Il mistero della scuola incantata, il nostro secondo film in cui avremo a che fare con il Signoresse, non uscirà più il primo gennaio, ma uscirà in primavera. Quindi adesso volevo mettermi lì sul divano e guardarmi il primo film di Me contro te. Me contro te il film, La vendetta del Signoresse. Vado subito. Ecco. Senza te. Lui, si può avere cortesemente un po' di tè? Ok, allora, punto 1, io non sono il tuo maggiordomo, quindi non c'è assolutamente motivo di... Quando mi hai dato questa tazza? Riempi la grazia, ciao! Hai rovinato tutto, guarda, c'è tutto in disordine! Effettivamente si dovrei raccogliere quella coperta. Faccio la danza della coperta e del relax. Poi tolgo le scarpe così, tolgo questa di qua, salgo sul trampolino e relax. Guarda il tè, Sofì, puoi fartelo anche da sola. Io non voglio più essere disturbato. Da adesso sono in vacanza. Sapete che c'è? Ora che ci penso, non mi va più il tè. Voglio stare anch'io qui a rilassarmi. Il tè lo berrò dopo. Non ti avevo detto io di mettere il tuo telefono silenzioso? Ma guarda che è il tuo che sta squillando. No, guarda che questo è il tuo. È il tuo, ne sono certa. È il tuo, ne sono più che sicuro. Ok, abbiamo la stessa suoneria, ma secondo me il suono proviene da lì. E lì c'è il tuo telefono. Andiamo a controllare. Io scommetto quello che vuoi, che è il tuo telefono. Ragazzi, sono certa che sarà il suo. Ma andiamo a controllare. Ecco qui il telefono che squilla. Che ti avevo detto? È il mio telefono. Era il mio. T'avevo detto che stava squillando. Veramente tu avevi detto che era il mio che stava squillando. Stacca subito quel telefono. Voglio rilassarmi. Metti silenzioso, oppure se vuoi rispondere vai a rispondere da un'altra parte. Ehi, aspetta, aspetta, ma è Chico che sta chiamando. Magari avrà bisogno di qualcosa. Secondo me vorrà soltanto giocare o andare a fare la spesa per comprare dei nuovi dolcetti. Fai come vuoi, io mi devo rilassare. Ok, dai, mi sa che lo richiamo tra poco. Finiamo di vedere il nostro film e lo richiamo. Ora che il mio telefono è silenzioso, non ci disturberà più nessuno. Me lo auguro. Ma io non pensavo si potesse chiamare anche nell'iPad. Sta vibrando tutto. Ehi, ma chi è che chiama? Di nuovo Chico? No, due chiamate sono tante. Sarà successo qualcosa? So io cos'è successo a quel pazzo di un criceto. Semplicemente avrà finito tutti i nostri ovetti di cioccolato. Io non credo. Ok che è un golosone, ma ha già chiamato una volta e ha visto che non abbiamo risposto. Se ha richiamato vuol dire che è successo qualcosa. Ok, forse è meglio che lo chiamo. Chico, ok. Pronto Chico? Oh, cosa? Non urlare, non sento niente. Che dici? Non capisco. Albero? Natale? Ma che stai dicendo? Aspetta, ti passo Sofì. Tieni, vuole parlare con te. Prova a capire cosa dice. Cosa ci vuole a capire, Chico? Scusami. Aspetta, neanche io capisco. Chico, scusa, potresti parlare un po' più lentamente? Capiamo soltanto la parola albero.
L'albero di Natale. Sì, abbiamo fatto l'albero di Natale, non l'avevi visto? Guarda, Cicco, facciamo così. Stiamo arrivando, ok? Arriviamo subito. Ok, lui, è tutto chiaro. Non ho capito niente. Nel senso, ho capito che è una cosa grave, perché lui era molto molto agitato. Gli dicevo di parlare più lentamente, ma continuava a dire albero cosa? Aspetta. Magari l'albero ha parlato. Ha parlato anche quest'anno e avrà parlato con Cicco. Oh mamma mia, non avevamo detto a Cicco che l'albero era parlante. Mi sarà spaventato tantissimo. Sempre che sia successo davvero questo. Mi sa che è giunto il momento di andare a controllare. Corriamo. Ciao Cicco, eccoti qua. Ciao. Quindi che succede? Oh. È tutto distrutto. Cicco, hai buttato l'albero per terra. No. Ma cosa hai fatto? No. Ma come? L'albero di Natale. No. Noi ci siamo stati davvero un sacco di tempo ad addobbare questa stanza di Natale. Era tutto perfetto. Magari non ti piaceva il colore delle palline, non lo so. Ma non c'era bisogno di buttarlo a terra in questo modo e distruggerlo. Io al telefono non riuscivo a capire, parlava di un albero, rotto, caduto. Ma non avrei mai potuto immaginare di trovare questo. Cicco, è un disastro. Noi non sappiamo più che pesci prendere con te. Ti comporti sempre male. E prima ti ingozzi di dolcetti, poi dici le bugie. Poi adesso cosa fa? Distrugge le cose che gli regaliamo. Questo è un comportamento assolutamente sbagliato. Cosa hai da dire in tua discolpa? Non sei stato tu. Sì, certo. Non è stato lui, come sempre. Mi ricorda tanto l'ultima volta che diceva che c'era un fantasma in casa. E alla fine era la tenda che si muoveva. Cos'è stato questa volta? Un altro fantasma? Che ha distrutto la stanza di Natale? Ma come non lo sai? Cicco, no. I fantasmi non esistono, esiste la logica. La logica matematica dice che in questa casa sono soltanto tre le persone che vi hanno accesso. Cicco, Criceto, Sofì, lui. Se Sofì e lui erano in casa a rilassarsi a guardare il film, e quindi ne togliamo due da questi tre, chi rimane? Chi rimane? Cicco. Cicco, questa è matematica e sei molto bravo in matematica. Quindi questo significa che sei stato tu a buttarlo per terra. L'albero mica si muove da solo. O magari ti sei spaventato perché hai sentito l'albero parlare e quindi hai pensato bene di buttarlo a terra. No. No, neanche. L'albero non ha parlato. No. Guarda che se ha parlato puoi dircelo. Non penseremo che si tratta di una bugia, perché l'albero a volte parla davvero. No. No, non ha parlato. E quindi non sei neanche mosso. No. E quindi sei stato tu. No. Lui non so che pensare, dice che non è stato lui. Beh, inizia a pensare che forse veramente non è colpa sua. Magari l'albero è caduto da solo. È molto strano. Un albero come fa a cadere? Un albero è fermo. Si dice sto fermo come un albero. Ma che motto è? Ma chi lo dice? Lo dicono. Quando tu dici stai fermo, stati fermo come un albero. Guarda, sinceramente io non avevo mai sentito questo modo di dire. Comunque tutto ciò è veramente molto ma molto strano. Forse l'unica soluzione è non pensarci più e dare una sistemata a questa stanza. Sì, hai ragione, dobbiamo sistemare tutto. Tra poco arriva il Natale e la casa non può mica essere così. Il nostro Cicco Criceto non se lo merita. È il suo primo Natale qui insieme a noi e la sua casa deve essere molto bella. Beh, io non so se sbaglio, ma ti credo. Credo che non sei stato tu. E penso che dobbiamo indagare. Assolutamente, bisogna scoprire chi è stato il colpevole. Magari l'hai buttato tu involontariamente. Hai battuto la porta fortissimo ed è caduto. No. No? Dove stai andando? Tu eri a fare compere. Quindi tu sei uscito. Tanto per cambiare sei andato a comprare dolcetti. Sei tornato qui e hai trovato questo disastro. Quindi non l'hai fatto neanche involontariamente. Comunque, intanto che voi blaterate, io provo a sistemare l'albero. Guardate, si è anche spezzato. Com'è possibile che un albero si spezzi a metà? Adesso abbiamo due alberi, un mini albero e una base di albero. Proviamo a metterlo in posizione. No, non riesco a sollevarlo, è veramente troppo pesante. Non mi aiutate voi due, rimanete lì a guardare. Pensavo ce la facessi da solo. Comunque stavo notando una cosa davvero davvero interessante. Guarda lì lui. L'albero caduto a terra? No, guarda. Cosa? I regali sono tutti aperti. Se l'albero è caduto da solo è impossibile che abbia anche aperto i regali. Quindi lo so, ma devo ammetterlo. Che cosa? Se Cicco non è stato, io non sono stata. Sei stato tu!
Ma che stai dicendo? Ma può essere mai che sono stato io? Sì, ma... Louis, di la verità, di la verità. Tu volevi aprire i regali di Natale prima di Natale. Me lo dici da un sacco di tempo. Ogni volta mi dici sempre: voglio aprire i regali, voglio aprire i regali. Ma io, siccome sono furba, non li avevo ancora messi dentro la scatola. Li avrei messi a ridosso del Natale, magari la vigilia. Sì, lui. Sofì, va bene che sono pazzo, ma non completamente pazzo. Non sono stato io. Poi io sto con te 24 ore su 24, quindi quando dovrei aver fatto tutto questo casino qui dentro? Chiedo a Cico. Ma come chiedi a Cico? Non sapete che parlare all'orecchio è maleducazione? No. No? E secondo te è stato lui? No, Cico, non sono stato io. E se non sei stato tu e non è stato lui, chi è stato? Sei stata tu. Io? Tu hai distrutto l'albero! Ma perché? Sei stata tu perché sei molto imbranata e sicuramente passando e spassando di qui ti si sarà incastrato un filino del maglione nell'albero e nel modo di camminare l'hai buttato giù. Beccata. Se così fosse dovrei avere un filo del maglione tirato, ma come vedete il mio maglione è perfettamente integro. Effettivamente Cico non ha tutti i torti. Ragazzi, qui c'è solo una soluzione per scoprire come sono andati realmente i fatti: chiamare la polizia. Ok, allora do subito una sistemata e chiamiamo la polizia. Ma cosa? Non devi sistemare niente, lui, fermati! Ma scusa, se arriva la polizia e trova tutto questo casino, cosa dovrà pensare? Che siamo dei disordinati, che non sappiamo mettere neanche un albero di Natale, che lo mettiamo in orizzontale al posto di metterlo in verticale. Tu sei completamente stupido. È come dire: ma no, è arrivato un ladro, allora vado a rimettere tutto a posto. Perché poi cosa deve dire la polizia? Che mi mancano le cose? Ma che significa? La polizia arriva giusto per trovare la soluzione e quindi noi dobbiamo lasciare tutto così per com'è, perché questa è la scena del crimine. Ok, allora non c'è altro tempo da perdere. Cico, passami il telefono. Squilla. Pronto, polizia? Si salve, è successo qualcosa davvero di spaventoso, incredibile. Non abbiamo neanche il coraggio di dirlo, ma è successo. Qualcuno ha fatto cadere l'albero di Natale. Come non è un crimine? Beh, certo che è un crimine buttare l'albero di Natale per terra. Oh sì, non è un crimine, poliziotto. Allora senta, hanno anche aperto i nostri regali di Natale. I regali di Natale. Anche questo non è un crimine? Ma che poliziotti siete voi? Va bene, allora abbiamo bisogno di voi. Dovete subito correre qui a casa di Cico. Vi stiamo aspettando. Fate presto, vi prego. Ok, stanno arrivando. Bene ragazzi, noi non vediamo l'ora di conoscere la verità. Domani insieme alla polizia scopriremo cosa è successo realmente. Quindi mi raccomando, non perdetevi il video e iscrivetevi al nostro canale per non perdervi nessuna delle nostre avventure. E ora cliccate davanti a Sofì per vedere il video di ieri e davanti a Cico per vedere un altro video divertentissimo. Noi vi mandiamo un bacio e un abbraccio e ci vediamo domani con la nostra avventura. Ciao! Ciao.